serata organizzata dall'associazione culturale, in particolare possiamo definirla artistica, di Sergi Gravio, qua rappresentata da Luca Mangioni. È un'associazione che è no profit, innanzitutto, che si occupa di promuovere le arti, con particolare attenzione alla musica e alla pittura, ma non solo, perché il Sergi Gravio ha contatti con qualsiasi realtà artistica. Oltre alla musica e alla pittura, abbiamo il teatro, abbiamo la letteratura e tutto quello che possiamo far entrare in questo settore. Quello che Maria Anita, nella sua pittura, cerca di esprimere è proprio questa umanità. Siete circondati da questa pittura, quindi siete circondati, oltre che da colori preziosi, perché scoprite anche avvicinandovi quanto questa pittura sia fatta di colori ricercati, una materia da figure umane. Ci sono tre livelli. Il primo livello è la figura, l'uomo. Il secondo livello è lo sfondo. È surreale lo sfondo che vediamo, perché non è uno sfondo, ma è un protagonista. Un altro elemento è la materia, in questi quadri, la terra. La natura, quindi, una chiave di lettura può essere proprio questa, conoscere meglio la poetica della pittrice. L'umanità è fatta di guerra e l'umanità è fatta di pace. Cominciamo questo viaggio accompagnati da musica e poesia attraverso questa lotta che c'è all'interno dell'uomo. Mimo, archetipi, mitologia, tempo, storia con l'S maiuscolo, umanità con la U maiuscola. Non posso fare a meno di ricordare un'ultima cosa, la tragedia greca, in cui si uniscono il testo, la recitazione, il mimo, il gesto, la scenografia, degli sfondi, la musica, il canto, tutto quello che abbiamo presente questa sera. Nessuna croce manca, è il mio cuore, il paese più straziato. La vita non è uno scherzo, prendila sul serio, ma sul serio a tal punto che messo contro un muro, ad esempio, le mani legate, dentro un laboratorio, col camice bianco e grandi occhiali, tu muoia affinché vivano gli uomini di cui non conoscerai la faccia, e morrai sapendo che nulla è più bello, più vero della vita. L'elicottero è lì che spia, come un falco, sopra casa mia.
Se lo avessi saputo cosa voleva fare, non gli avrei venduto la testata nucleare. Che tutti i beni terrestri ti diano gioia. Che l'ombra e il chiaro ti diano gioia. Che le quattro stagioni ti diano gioia. Ma che soprattutto l'uomo ti dia gioia.